quella musica di cui la natura ci inonda è occulta, è ancorata nell'anima umana e, dice Kaiser, solo alcuni esseri privilegiati che hanno sviluppato il senso acreatico sono in grado di ascoltarla. Essi sono in primo luogo i poeti, i musicisti, i filosofi. Io ho qui una lunga serie di citazioni da quest'opera, però mi rendo conto che sarebbe abbastanza noioso. Ne leggerò soltanto qualcuna per poi passare a parlare in maniera più specifica di due grandi autori, ossia della visione armonicale, se così la possiamo chiamare, in Dante e in Goethe. Allora, Kaiser lamenta anche nella sua introduzione all'antologia che negli ultimi 2500 anni non si è trovato nessuno che riuscisse a portare l'armonica in sintonia con le teorie scientificamente fondate della ricerca del proprio tempo. Né Keplero né Fontimus riuscirono in questo intento. Il primo rimase all'interno dell'astronomia, il secondo si occupò di problemi filologici dell'armonica numerica. A nessuno dei due riuscì di rendere l'armonica una disciplina che traesse la propria giustificazione da una filosofia e da una scienza autofondante. Sì. È evidente che l'ingente lavoro di Kaiser ha proprio l'intento di gettare le basi scientifiche di questa disciplina, della quale in Bevor di Engel Sangen insegue le tracce poetiche. Allora, Isidoro di Siviglia, l'ottava Ode Pitica, le sto citando così in maniera disordinata, Kaiser lo fa in maniera ordinata, ossia cronologicamente. Poi vediamo un pochino, Jacob Böhme nel De Signatura Rerum, Claude de Saint-Martin, Wilhelm Heinze, Schiller, Novalis, Schlegel, Heinrich von Kleist, taglio tutto, così poi ci concentriamo su cose più specifiche. Adalbert Stifter. Due ve le leggo, e precisamente una frase presa dal Mercante di Venezia di Shakespeare. Lorenzo dice a Jessica: guarda com'è fittamente intarsiata di dischi d'oro splendente la volta del cielo. Anche il più piccolo pianeta che vedi muovendosi produce il canto di un angelo, un coro all'unisono con i cherubini dai giovani occhi. Tale è l'armonia delle anime immortali, che noi, finché rozzamente rinchiusi in questa putrida veste di fango, non possiamo udire. E poi, adesso, una constatazione che fece Richard Wagner. Dunque, era il 24 agosto 1853 e si trovava alla Spezia ed ebbe uno strano fenomeno. Tornato stanchissimo da una passeggiata, si buttò sul letto cercando invano riposo. Cadde in uno stato di sonnambulismo durante il quale ebbe la sensazione di sprofondare in un'acqua che scorresse a grande velocità e il cui scrosciare gli si presentò nel suono musicale dell'accordo di Mi bemolle maggiore. Riscuotendosi dal dormiveglia, s'accorse di aver trovato che cosa? Il preludio dell'oro del Reno, e contemporaneamente comprese che non dall'esterno, bensì dall'interno di se stesso, gli proveniva la corrente vitale. Dal florilegio kaiseriano spicca per la sua assenza Hermann Hesse, col suo gioco delle perle di vetro, che è un vero inno armonicale. Ma siccome gli ho dedicato un libro, taglio e vi faccio vedere soltanto, anzi sentire, una definizione
del gioco delle perle di vetro che ricorda molto da vicino il Lamdoma. E si scrive: il lettore che dovesse non conoscere il gioco delle perle può figurarsi un tale schema simile a quello di una partita a scacchi. Salvo che i significati dei pezzi e le possibilità di loro reciproci rapporti e influssi si devono immaginare moltiplicati ad ogni pezzo, ad ogni posizione delle figure, a ogni mossa andrebbe attribuito un contenuto effettivo, indicato simbolicamente da quella mossa, da quella posizione e così via. Se avete presente come è fatto l'Lamdoma, la similitudine con la scacchiera direi che è abbastanza evidente. Ci sarebbe ancora una lirica di Nietzsche, mi sono divertita a tradurre. An der Brücke stand è il titolo. Sul ponte stavo, or non è molto, nella notte scura. Di lontano giunse un canto, in gocce dorate passò sorgivo sulla tremula superficie. Gondole, luci, musica, ebbre nuotavano via nel crepuscolo. La mia anima, suono di corde, si cantò in segreto, invisibile commozione, una nenia marinara tremando di variopinta bellezza. Qualcuno mi prestava ascolto? Nietzsche, no? Allora, Dante. La terzina ai versi 91-93, che è già stata citata oggi, del trentesimo canto del Purgatorio, da cui è tratto il verso, da cui è tratto il titolo, Before the Angels Angel, suona così. Così fui senza lacrime e sospiri, anzi il cantar di quei che notan sempre dietro alle note degli eterni giri. Virgilio si è allontanato, Beatrice si è rivolta a Dante con parole severe ed egli, raggelato, cessa lacrime e sospiri prima che inizino a cantare coloro che notan sempre, cantano sempre, seguono col canto le note dei giri eterni, dei movimenti perpetui dei cieli. Il florilegio kaiseriano cita naturalmente in tedesco senza commentarli, come farà comunque per ogni altro brano poetico letterario, altri tre passi dell'opera dantesca. Il primo canto del Paradiso, quando ai versi 76-84 si legge: quando la rota che tu sempiterni desiderato a sé mi fece atteso con l'armonia che temperi e discerni, parvemi tanto allor del cielo acceso dalla fiamma del sol che pioggia o fiume, lago non fece mai tanto disteso. La novità del suono e il grande lume di loro cagion m'accesero un disio mai non sentito dico tanto acume. Proviamo a fare una parafrasi in italiano corrente. Dante e Beatrice stanno salendo velocissimamente, più veloci della folgore, e il poeta asserisce che allora quando il movimento rotatorio dei cieli, quando la rota che tu sempiterni desiderato, allora quando il movimento rotatorio dei cieli che Dio rende eterno col desiderio che essi hanno di unirsi a lui, attrasse a sé la sua attenzione per mezzo dell'armonia che Dio stesso regola e distingue, il cielo gli parve acceso dalla luce del sole in parte più grande di quanto ampio sarebbe un lago che la pioggia o un fiume componessero tracimando. Il suono mai udito prima e la grande luce accendono nel poeta acutissimo il desiderio di conoscerne la ragione. Dal punto di vista armonicale è importante il concetto del suono armonioso, nuovo, sconosciuto, col quale i cieli vengono temprati e distinti. Le fonti per Dante sono il Somnium Scipionis di Cicerone nel commento di Macrobio e alcune posizioni favorevoli all'armonia delle sfere di Origene e Sant'Ambrogio.